Prima di andare a vedere questo video che ho fatto, che ho girato all'interno di una casa, mi tocca, è doveroso. È un video che vi raccomando di vedere e farvi voi un'idea. È un video che mi ha permesso di capire anche questo atteggiamento un pochettino liscio, un pochettino diciamo approfittatore per chi vuole affittare casa. Ero stato invitato per dare dei consigli, per vedere come migliorare l'appartamento e renderlo più idoneo possibile, diciamo, allo straniero, all'italiano di turno che solo volesse affittare. Purtroppo non è stato così, nel senso che mi aspettavo che i miei consigli, perlomeno, ricevessero un grazie. Non è avvenuto, anzi, mi è stato detto alla fine del video che non ho registrato la parte finale. È stato detto che l'appartamento ha un costo X che per me è fuori da ogni logica. Quindi a questo punto vedete il video, guardatelo tutto. E poi alla fine ovviamente dirò il prezzo del canone mensile richiesto dal proprietario. Saluto a tutti gli amici di Tok Tok Tunisia. Adesso andiamo a vedere una soluzione che si trova in zona Corniche ad Hammamet. Adesso andiamo, come potete vedere qui già ci sta un posto auto, quindi già state un po' capendo che stiamo parlando di un indipendente su due livelli. Scopriamolo insieme. Ecco, entrando troviamo subito questa grande veranda. E adesso andiamo a vedere un po' il dentro. Prima di entrare faccio una premessa. Intanto iscrivetevi al nostro canale YouTube Tok Tok Tunisia, perché siete in tanti, ma non tutti siete iscritti. Poi, secondo, in questo caso la padrona di casa ha chiamato un'agenzia immobiliare che a sua volta ha chiamato anche me perché devo dare, e qui mi viene da ridere, un po' di consigli affinché la signora migliori la casa per un affitto futuro. Come vi dicevo, adesso scopriamo insieme la casa e poi dovrò dare dei feedback e dei consigli per migliorarla. Allora, in questo caso noi entriamo e troviamo questo piccolo salottino, diciamo, con un tavolo in vetro con sei sedie e sulla destra quest'altro salotto sempre in ferro battuto, molto stilizzato, direi abbastanza semplice. Poi io non vado matto per queste colonne, ma quelle, ahimè, non si possono togliere. Proseguiamo, quindi sempre piano terra. Andiamo in cucina. Sì, andiamo in cucina, così vi faccio vedere un po' la cucina. Allora, ancora la casa risulta abitata e in fase di sistemazione, quindi abbiamo questa grande cucina che permette anche di avere un tavolo per pranzare e cenare. Si presenta anche con gli stipetti e uscendo fuori, quindi ci sta anche una porta per fuori, troviamo un'altra piccola veranda. Ecco, inquadriamo giù per non far vedere i vestiti e il vano lavanderia con un altro bagno e una doccia. Uscendo dalla cucina, come potete vedere, lì in fondo ci sta l'entrata. Giriamo a sinistra e troviamo la camera da letto. Come potete vedere, l'arredamento della camera da letto è molto retrò, inguardabile sotto certi punti di vista. Infatti la signora mi diceva che la prima cosa che farà è quella di togliere i mobili e arredare la camera da letto con mobili nuovi, ovviamente. Qua ci sta un armadio a muro. E vi dico che questa camera da letto ha un bagno, quindi in teoria, se ripresa bene, si potrà considerare anche come suite, perché qua ci sta tutto, compreso la doccia.
senza box. Questo è il tutto per un piano terra. Si presenta spazioso, luminoso, altamente luminoso, con una grande cucina che secondo me dovrà essere ripresa, una camera da letto totalmente da rifare con dei mobili. Il salotto, boh, potrebbe anche andare, ma importantissima secondo me è anche questa veranda che sta qui e quell'altra che dà sulla cucina. Occhio e croce, ma no, occhio e croce sono sicuro, non ci stanno condizionatori. Quindi il piano sotto non ha condizionatori. Salendo le scale si presenta un pianerottolo con accesso a 3 camere da letto e uno studio e 2 bagni. Quindi anche qui una camera da letto con letto una piazza e mezza, abbastanza largo, un armadio a muro e un accesso al balcone. Vediamo come si presenta. Ecco, grande, spazioso. Anche qui, come potete notare, ci sono mobili sinceramente da buttare, tipo quella sedia lì in fondo, o da rifoderare, poi da vedere. Questo è il pianerottolo, quindi disimpegno. Andiamo sull'altra camera da letto. Con 2 lettini si presenta. Luminosa, una porta finestra che dà l'accesso al balcone, una finestra. Questa mi sa molto di camerata militare, perché guardate i letti. Anche questa tutta, secondo me, da rifare, da riprendere. Allora, qui non esistono le serrandine, né quelle manovelle, né quelle automatiche. Quindi qua ci sono solamente questo tipo di persiane. Così. Anche questa stanza, come l'altra, si presenta senza aria condizionata. Altra camera da letto con grande ossacchiotto incorporato che vi dà il benvenuto. Si presenta spaziosa, grande. Anche qui mobilia da togliere. Bagno, vediamo il bagno, ragazzi. Il bagno è molto grande, con grande finestra, con doccia, senza box. Altro bagno con lavello, quindi non ci sta una porta che separa, diciamo, l'antebagno, e con un WC solamente. No doccia. Ecco, qua ci sta l'altro stanzino che viene utilizzato per studio. Gli spazi ci sono, la luce c'è, l'aria circola, per il resto dirò che è tutta da riprendere. Questa non è una casa che potrà essere né oggi e forse neanche domani affittata a italiani, perché la mobilia è da togliere. Sarò, come si dice, onesto e pulito e dico soltanto da togliere. Le stanze sono prive di aria condizionata, non ci stanno termosifoni, quindi non ci stanno neanche un sistema per riscaldarsi. Si potrebbero utilizzare degli inverter. I bagni sono quelli con doccia, sono privi di box doccia. Insomma, vediamo qualche altra cosa. Questi sono tutti i gradini che servono per salire su. Quindi chi un domani si prenderà questa casa saprà che dovrà fare sale e scende dalla zona giorno alla zona notte. Un'altra capatina qui in cucina, e stando a vedere che secondo me quel forno lì che sta messo lì
un forno funzionante perché è anche nuovo, è anche di marca. Quel frigo, guardate come si presenta e si vede subito che è un frigo usato, no? Non si fa, non è educazione, lo so, ho visto soltanto io e non voi. Il frigo per adesso è utilizzato ovviamente. La nota positiva è che in questo terrazzo, sono passato in mezzo ai proprietari, questo terrazzo permette anche di avere cani, quindi la casa permette anche il fatto che uno dall'Italia può venire tranquillamente col cane. Sinceramente non so se già si potrà capire a quanto questo appartamento, questa casa potrà essere affittata, perché secondo me non ci stanno neanche i canoni di partenza per capire a quanto potrà essere affittata. Sono molto perplesso. È vero che ci sta un accesso alla macchina, quindi la macchina si può mettere anche dentro. È vero che ci sta questo enorme terrazzo, sia qui che dietro ce ne sta uno più piccolino. È vero che ci sta una lavanderia, è vero che ci stanno tutto il numero di stanze, ma il tutto deve essere, soprattutto per quanto riguarda l'interno, ripreso. E ripreso si intende che il proprietario dovrà mettere mani al portafoglio. Mettendo mani al portafoglio, in base a quanto soldi esce per ovviamente arredare la casa, li dovrà anche recuperare. Siamo in una zona centralissima, una delle zone più ricercate, che è la zona Corniche, e uscendo da qui e facendo penso meno di 100 metri si arriva in una delle spiagge bazzicate per fare il bagno. Prima di continuare vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube. Siete tanti, tantissimi, ma molti di voi ancora non lo sono. Pertanto vi invito a iscrivervi, così riceverete tutte le notifiche sui nuovi video. E allora, per chi è rimasto connesso e si è visto tutto il video, il canone di affitto per questa casa, che a dire la verità come location non è male, come è posizionata, voi non lo sapete ma io lo so, che ha meno di 100 metri dal mare, ma il proprietario mi ha fatto un discorso che mi ha lasciato molto basito, perché dopo che io ho spiegato tantissime cose, ragazzi, credetemi, ho perso anche del tempo che non ho, e soprattutto tempo da dedicare a lui e a gente come lui, il proprietario se ne è uscito che l'avrebbe affittato così come l'avete visto voi, senza apportare nessun miglioramento, ha un canone mensile di 1800 dinari. Ragazzi, 1800 dinari, che al cambio giornaliero 1800 dinari, diviso 3.34, quindi diviso 3.34, sono 500 quasi 40 euro. Non c'è storia, non c'è mercato, siamo lontanissimi dal mio modo di pensare. Una casa del genere, se un'agenzia me la proponesse, la butterei fuori dalla porta. E pertanto già un proprietario così per me è out. E penso anche le eventuali agenzie immobiliari che propongono una casa simile.